Un anno iniziato sotto zero, perché fa freddo a Firenze, Pescara e anche in Cina. Un anno iniziato sotto zero, con le previsioni del buon umore viola, che ancora sono tendenti al ribasso. A calcio non si gioca, la Fiorentina resta a guardare a causa del maltempo che si è abbattuto su Pescara. Dal mercato non arrivano ventate d'aria calda, con la società viola, che più che interessata agli acquisti sembra concentrata sulle cessioni di gennaio. E come se non bastasse, tutte le big, ovvero quelle da inseguire, nel fine settimana hanno tutte vinto, congelando ancora di più le posizioni di classifica di un campionato che pare già stanco in inverno. Certo, a riscaldare le passioni gigliate c'è il ritorno di Giancarlo Antognoni, ma per ora l'ingresso in società dell'unico 10 sembra una sciarpa messa al collo di chi aveva già qualche malanno di stagione. A fare entrare il freddo deprimente nelle ossa dei tifosi della Fiorentina in particolar modo è il mercato. Ciclicamente, come ritorna l'inverno, ritorna anche la depressione viola, infatti, quella della plusvalenza. Plusvalenza, termine forte degli ultimi mercati gigliati, termine che fa rima con Nikola Kalinic, comprato nell'estate del 2015 per 5 milioni e pronto a ripartire per la Cina, portando in dote della Valle 50 milioni di euro. Ieri la trattativa si è congelata a causa del governo cinese, che ha voluto porre un freno alle spese folli dei club del suo massimo campionato ed ha bloccato il Tianjin Quanjian di Cannavaro nel momento dell'affondo decisivo per l'acquisto del centravanti croato. Beffa delle beffe, insomma, Kalinic potrebbe restare, ma perché il suo trasferimento lo hanno messo in ghiaccio i cinesi. In attesa che oggi o al più tardi domani, in un incontro londinese, si ottengano più dettagli sulla situazione Kalinic, la Fiorentina deve pensare però anche ai prossimi appuntamenti. Quello di Coppa Italia di mercoledì contro il Chievo e quello di campionato di domenica contro la Juventus. Uscire con un risultato positivo da queste due gare riscalderebbe il cuore dei tifosi e magari allontanerebbe un po' l'inverno viola. La Cina sembra davvero più vicina e non stiamo parlando né del film del 1967 così intitolato, né dei rapporti internazionali tra l'Italia e il paese del dragone. Stiamo parlando bensì di Nikola Kalinic, sempre più vicino al trasferimento nel campionato cinese. Ieri la trattativa sembrava essersi arenata a causa del governo cinese che, di fronte alle spese folli delle squadre della massima serie di calcio, ha deciso di porvi un freno. L'offerta del Tianjin Quanjian, che si era spinto a proporre 50 milioni per la Fiorentina e 15 a stagione per l'ingaggio del calciatore, adesso sarà da riparametrare al ribasso. Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro dovrà insomma dimostrare maggiore attenzione ai capitali investiti. Kalinic comunque sembra intenzionato a partire, nonostante il ridimensionamento dell'offerta, mentre la Fiorentina potrebbe addirittura pensare a rifiutare la proposta per il suo centravanti. Il Tianjin Quanjian, infatti, non offrirà più i 45 milioni previsti, cifra che si avvicina alla clausola rescissoria di Kalinic, ma la proposta sarà decisamente più bassa, tra i 35 e i 38 milioni. Il contratto che i cinesi offrono al calciatore rimane invece fuori dai parametri di quasi tutti i club europei ed è decisamente allettante. L'accordo prevede infatti un quadriennale tra gli 8 e i 10 milioni a stagione, molti di più rispetto a quelli percepiti a Firenze dal croato, che ha un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro. Dopo voci, smentite, decisioni e ripensamenti, sembra che la Karel Kalinic stia per giungere a conclusione. Con il croato accasatosi in Cina, Corvino avrà il compito di scovare un sostituto, che potrebbe essere quel Calleri, a lungo inseguito in estate e passato al West Ham in prestito nel corso del mercato estivo. L'attaccante argentino non si è ambientato in Inghilterra ed ora potrebbe gradire Firenze e l'Italia per rilanciarsi. La trattativa rimane comunque complicata, dato che il giocatore è di proprietà del Deportivo Maldonado, club della Serie B uruguayana, che di fatto altro non è che un parcheggio per giocatori sudamericani, un chiaro esempio di come, nonostante il bando imposto dalla FIFA a maggio dell'anno scorso, continuino a spadroneggiare le cosiddette TPO, ovvero le Third Party Ownership.